Oggi va a mangiare in mensa lei, come? Sì, io sì. Lei quindi è vaccinato? Sì, sì. E chi non è vaccinato? Non va, non va. Mi sono vaccinato. Sono a posto. Non sei vaccinata? No. Come stai mangiando in questi giorni? Ci portiamo il pranzo da casa. E non è giusto, perché alla fine dovrebbe essere un diritto di tutti mangiare in mensa e non essere discriminati così. Non mi dai la libertà di scelta. Prima mi dici puoi farlo sì come no, e adesso mi dici che da qualsiasi parte che io devo andare devo avere il Green Pass. E alla fine lavoriamo 8 ore tutti vicino e abbiamo comunque la mascherina, è in mensa, che comunque è un luogo protetto perché abbiamo le barriere di plastica, e lì non possiamo mangiare. Ma tu dove ti sei informata per questo vaccino? Su internet, il medico, le varie cose, insomma. E qual è la tua paura? E magari il vaccino provoca qualche patologia. All'Electrolux di Susegana, in provincia di Treviso. Su più di 1000 dipendenti, circa il 30% non è vaccinato e non può entrare in mensa. Chi non ha il Green Pass sta fuori. Secondo me è più che giusta. Io li farei rimanere fuori anche dal tornello, sinceramente, quelli senza Green Pass, perché siamo a rischio, se no, tutti quanti. Io sono vaccinata, ho il Green Pass. Noi mangiamo con le stesse persone con cui lavoriamo. Cioè, quindi lei lavora a contatto con persone non vaccinate? Esatto, e non è un peso. Rispondiamo a dei protocolli molto rigidi, sia per entrare al lavoro, sia per come è gestita la mensa. Quando ci sediamo al massimo 3 per tavolo. Tavoli sono da 6 persone, quindi anche lì c'è un distanziamento. Bisogna che anche queste persone abbiano il diritto ad avere un pasto caldo, che è un diritto conquistato nel tempo. Le aziende stanno decidendo un po' in ordine sparso. Alcune aziende fanno mangiare con il Green Pass, alcune senza. Il governo doveva dare un'indicazione certa fin dall'inizio. I sindacati cosa avrebbero dovuto fare invece? Secondo me prendere una posizione all'attimo stesso in cui è uscito il decreto. Non dovevano far sì che ogni azienda, ogni delegato di fabbrica se la gestisca a modo loro. Alessandro Veronese lavora in Electrolux da più di 20 anni. Perché non è giusto che, secondo lei, che i non vaccinati vengano a mensa? Non ti vuoi vaccinare per i tuoi motivi e non vedo perché mi vieni vicino. È una tua scelta. Resti fuori, mangi a casa, mangi dove vuoi. È una tua scelta non essere vaccinato. E tu ti devi anche un attimino, diciamo tra virgolette, arrangiare. Si crea una spaccatura anche tra operai così? Sì, sì. C'è più di qualche discussione all'interno, anche piuttosto accesa. Mentre quello che è vaccinato spiega in modo tranquillo il perché e le sue motivazioni, chi non è vaccinato automaticamente, come parte nella spiegazione, già parte in modo aggressivo. Per carità, tieniti la tua idea, ognuno si tiene la sua, però manteniamo distanze, manteniamo la mascherina e si spera nel più breve tempo possibile che diventi obbligatorio per tutti.